Play 38. Rivedi dall'inizio il programma in onda. Premi freccia su sul tuo telecomando. Buona visione. Ta-da! La si usa per fare effetto. La si usa quando si vuol creare meraviglia. La si usa per mostrare un bel piatto. Ta-da! Un'unica parola per stupire. Ta-da! Su RTV 38, Ta-da! La TV che non ti aspetti. Buonasera a tutti e ben ritrovati a questo nuovo venerdì di Ta-da. Con questa puntata porteremo nelle vostre case divertimento, esibizioni, parleremo di eventi e tanto altro. Quindi, per un venerdì anche in sicurezza, iniziamo da Rock and Safe. In compagnia ovviamente del nostro fondatore di Rock and Safe, Stefano. Ciao Carlotta e buon anno, io è la prima volta anche vengo quest'anno. Anche a te buon 2023. A tutti gli, ovviamente le persone ci seguono. Quindi come stai e soprattutto come sono andate queste feste? Beh benissimo, io l'ho passata parte a Firenze, parte in Romania che ho scoperto essere un posto bellissimo. Bella, eh? Bella, bellissima. Quindi ti sei anche riposato, ci fa piacere. Per forza, io dico sempre, il riposo è propedeutico al buon lavoro. Chi lavora e basta, lavori per inerzia, però poi ti esaurisci. Ascolta Stefano, però per chi ancora non ti conosce, come ti presenti? Beh, io cerco di dare un contributo, anzi cerco, io do un contributo per tatuare i valori della sicurezza sia sul mondo del lavoro che nella società civile, perché purtroppo, insomma, è vero, i conteggiatori li abbiamo riportati tutto a zero, ma il trend del 2022 è stato analogo a quelli precedenti, quindi ricordiamoci che oltre 1000 sono le vittime, 600.000 persone si fatte male, fatte male è un eufemismo perché poi a volte sono infortuni molto gravi. Senza dimenticare, andando nelle strade, che 9 incidenti mortali al giorno ce l'abbiamo in tutta Italia e quindi insomma qualcosa bisogna fare. Quindi proprio dall'esigenza di comunicare nasce Rock and Safe, ma cosa c'entra il rock con la sicurezza? Considerando anche che diverse rock star non sono state un buon esempio. Beh, quello no, anche abbiamo l'abitudine a giudicare i personaggi, insomma i personaggi pubblici per la loro vita, quando ritengo che è il lascito artistico che quello che conta. Allora, partiamo da un presupposto. Innanzitutto il codice della strada, piuttosto le leggi sulla sicurezza, è ciò che governa poi il nostro quotidiano. E quindi il problema è che tante persone, quando parliamo di sicurezza, nulla associano a un qualcosa di noioso, di palloso, si può dire, sì. Il punto è che stiamo parlando della nostra vita, anzi della bellezza della nostra vita. Se noi oggi siamo qui è grazie anche alle attenzioni che abbiamo avuto nel guidare, nel scegliere se bere o guidare, piuttosto che mettersi una protezione sul lavoro o meno. Ecco che nasce l'esigenza di comunicare in modo diverso questi temi. Cosa c'entra il rock? Se il rock è sempre stato una rottura di un determinato status quo, e se lo status quo è appunto è un'indifferenza rispetto a questi temi, ecco che noi un modo diverso per attrarre l'attenzione su questi temi usiamo una grande parafrasi che è la bellezza della storia del rock per approcciare le persone sia mentre lavorano che nella vita di tutti i giorni. Attivo sui social, hai organizzato eventi, ti ascoltiamo in radio, ti vediamo in televisione. Davvero facile parlare di sicurezza attraverso questi canali? Assolutamente no, è complicatissimo. Io per questo infatti ringrazio RTV 38, perché ormai è da 2 anni che noi parliamo tutte le settimane di un tema che tendenzialmente ne parliamo solo quando succede qualcosa di grave. Proprio attraverso un linguaggio diverso invece, insomma, chi mi conosce sa benissimo che anche su media nazionali, recentemente sono stato su Radio DJ, sì.
Perché questo ci fa rendere conto, no? Un po' come in una sala da ballo. Se suoni e non balla nessuno, non è perché sono annoiate le persone, probabilmente stai suonando un qualcosa che non va bene per loro. Quindi a volte cambiando gli accordi si riesce a rendere accattivante un qualche cosa. E fra l'altro questo, magari ti do un annuncio, io ho scritto un libro, le puntate scorse l'abbiamo visto, abbiamo proprio fra un mese sì? Sarò con questo libro a Sanremo. Davvero? Sì, che non lo sapevo. Ce lo dici così? C'è un portami con te. Non sul palco del festival, non sapevo nemmeno io, c'è Casa Sanremo Writers, dove sì, presento tutta una selezione di libri, mi hanno contattato e io gli ho detto di sì. Quindi, poi ci ne parlerai ovviamente qua a Tadà. Certo, sicuramente. Dopo continuiamo, eh? Volentieri. Adesso, a proposito di libri, l'angolo del libro. Ta-da! In compagnia di Caterina Ceccuti, autrice del libro Nero addosso. Grazie per essere con noi e benvenuta. Grazie a voi per avermi ospitato. Scrittrice, giornalista, mamma. Proprio per questo Nero addosso tratta proprio di una mamma che perde suo figlio per colpa e a causa di un rapimento. È vero, allora questo libro è fondamentalmente dedicato a tutte le persone, in primo luogo ovviamente alle mamme come me, che in qualche modo hanno perso qualcosa. Nella mia esperienza personale ho perduto la mia bambina, la mia primogenita, per colpa di una malattia rara, gravissima ovviamente, e a distanza di qualche anno ho fatto un attimo mente locale dentro me stessa e mi sono accorta che determinate emozioni che riguardano le persone, diciamo così, che restano dopo un episodio di perdita così importante, devono fare i conti con diciamo una serie appunto di emozioni e fare i conti con una realtà che effettivamente non è più la realtà che erano abituati a vivere prima di incontrare questo trauma, e quindi conseguentemente anche fare i conti con la realtà di chi li circonda, ridare un ruolo e un senso anche alle persone che fanno parte della loro quotidianità, che improvvisamente si vedono, diciamo, scaraventati ad avere un ruolo marginale, no? Nella vita di queste mamme, di queste donne. Nel libro io racconto appunto la storia di questa mamma, ma la racconto in una maniera un po' particolare, perché la racconto attraverso i colori, lei è una pittrice, e la racconto attraverso le emozioni che questi colori evocano in lei. Quindi lei vive i fatti narrati nel libro raccontando le emozioni attraverso i colori, perché lei, essendo una pittrice, le vive così, un po' come io li vivo attraverso le parole. Quindi i protagonisti proprio nascosti di queste pagine sono le emozioni e i colori. Tra l'altro ogni capitolo porta il nome di un protagonista. Sono quattro, giusto? Esatto, sì, i protagonisti della storia sono pochi, sono quattro. In realtà questo libro è un libro piccolino, no? Io lo chiamo il mio librino, perché diciamo l'ho riscritto in realtà ben tre volte, e le prime due volte era un libro lungo, era un romanzo molto lungo. Le ho praticamente cancellate tutte le volte perché non rendeva giustizia a quello che volevo esprimere. E quindi ho immaginato che a raccontare questa storia così particolare dovessero essere i protagonisti direttamente. Quindi questa mamma, il suo ex marito, un ragazzino che compare praticamente dal nulla e che ha verosimilmente la stessa età di suo figlio, quindi diciamo che succedono delle cose insieme a questo ragazzino, e una figura molto negativa che è appunto, si può dire, diciamo la persona che si occupa in quel momento della vita di questo bambino, che purtroppo è vittima di sfruttamento minorile, quindi un personaggio molto negativo. Tutti e quattro questi protagonisti parlano degli eventi che si susseguono non solo attraverso la loro esperienza personale, ma con un linguaggio proprio. Quindi magari quando parla lei, quando è la mamma che parla, chiaramente usa un determinato linguaggio. Quando è invece il ragazzino, usa un linguaggio un pochino più da bambini, no? Quindi così. Ho usato un po' questo escamotage, ho scoperto che nell'essenzialità, no, delle loro parole
questa essenzialità era bastevole per raccontare la storia così come la volevo raccontare, senza tanti fronzoli, e fornire magari al lettore un abbozzo, no? di sentiero da seguire, piuttosto che un'autostrada senza uscite, come a volte, diciamo, possono sembrare dei romanzi eccessivamente descrittivi, diciamo così. Bellissima questa metafora, un sentiero da seguire. Tra l'altro questo libro, che è il quinto, se non sbaglio, di tutti i libri che hai scritto, quello che senti autobiografico, più degli altri. Sì, devo confessare Carlotta, che appunto il libro era così corto che l'editore Antonio Pagliai, per poterlo pubblicare da solo, perché io insistevo a dire che la storia era troppo intensa per poterlo, diciamo, abbinare come racconto ad altri, mi ha detto: d'accordo, allora lo mettiamo nella collana dei tascabili, però siccome è una collana libro verità, aveva bisogno di un aggancio con la realtà, quindi la realtà era la mia realtà, io ho perso la mia bambina, sì. Quindi nelle ultime pagine, che si chiamano appunto diciamo le pagine dedicate ai lettori dell'ultima pagina, io racconto la parte, diciamo, no, la liaison che esiste con la mia vita, facendo riferimento al momento della perdita con mia figlia. Ecco, non me l'aspettavo, però i lettori sono rimasti talmente scioccati da queste ultime tre pagine, quindi faccio i complimenti, perché effettivamente i lettori arrivano all'ultima pagina, è una realtà. E quindi, insomma, sono rimasti un po', quindi, molto colpiti. Proprio per questo ti chiedo di scegliere qualche passaggio del libro, perché dopo, nella seconda parte, magari ci leggerai qualcosa. Va bene, volentieri. Grazie mille, Caterina. Grazie. Adesso andiamo avanti parlando della compagnia Lyric Dance Company. In compagnia del direttore della Lyric Dance Company, Alberto Canestro. Ciao, grazie, Carlotta, per essere con noi e ben ritrovato. Grazie a voi dell'invito, è sempre un grande piacere essere qua. Sei elegantissimo, brilli. Grazie tesoro, grazie mille. Oltre a parlare oggi di come sta andando della tua compagnia, ci parli di quello che sarà uno spettacolo imminente. Sì, la compagnia abbiamo terminato da poco la tournée con il Minotauro, l'ultima mia produzione, e ora debuttiamo il 4 e il 5 di febbraio al Nuovo Teatro di Fiesole, questo teatro da poco inaugurato, il 20 di novembre c'è stata l'inaugurazione dopo tanti anni di restauro, è un nuovo teatro per la città di Fiesole, ma anche per la città poi alla fine anche di Firenze, perché comunque è una chicca, veramente. E quindi debutto con una produzione che io ho fatto anni fa, ma come appunto diceva prima la nostra amica scrittrice, la coreografia si riscrive sempre, è sempre un modo per riscrivere quello che uno fa attraverso il movimento. Quindi Piaf, Edith Piaf, è un omaggio a questa a una delle più grandi cantanti francesi del Novecento. Edith è stata veramente, per me, poi io nei miei spettacoli ho sempre, diciamo, un'esaltazione al femminile, no? Perché le donne secondo me hanno sempre bisogno di essere celebrate ancora di più, e quindi questa analisi è venuto fuori un lavoro, sta venendo fuori un lavoro, perché siamo attualmente ancora in produzione, molto bello, sto avendo delle collaborazioni anche molto importanti per quanto anche riguarda i costumi, Eleonora Bini, questa giovane stilista bravissima che mi sta facendo delle cose molto brillanti, perché io adoro, come si può vedere, lo notiamo. Lo Swarovski, il brillo, però una cosa molto haute couture, e quindi sono molto contento del lavoro, perché la danza è una comunicazione molto diversa da tutto ciò che è anche il teatro, perché la danza è un linguaggio muto, dove quello che viene rappresentato attraverso il movimento, attraverso il corpo, quindi e la gente, il pubblico ha voglia di vedere delle cose interessanti. Io faccio un lavoro, diciamo, particolare, perché il mio lavoro è neoclassico, quindi un lavoro, diciamo, un po' di nicchia, perché ormai, diciamo, anche le compagnie sono tutte compagnie in Italia, tante compagnie di contemporaneo, ma diciamo nel classico e neoclassico lo fanno nei grandi teatri, e questo
per me è una, anche una difficoltà oggettiva, no? di collocazione, perché certo, poi è difficile, però per me è molto importante portare avanti un linguaggio espressivo, comprensibile a tutti e portare avanti il bello. Quindi come sta andando con la compagnia? Quali sono gli altri progetti? Allora, con la compagnia sta andando molto bene, con grande fatica, con grande lavoro, perché entrare nelle stagioni italiane è molto difficile. È molto difficile, però perché appunto c'è una difficoltà di distribuzione della danza. E io spero che le cose cambino in Italia, perché all'estero è molto diverso, e all'estero c'è un'apertura completamente diversa. Soprattutto i teatri, tu mandi una proposta, non solo ti rispondono immediatamente, ma ti ringraziano di essere interessati a loro. In Italia questo purtroppo non succede. In Italia è molto difficile. Io spero che le istituzioni, ma soprattutto anche i direttori di teatro, che sembrano fantasmi, perché io non ho paura a dirlo, tu mandi le mail e nessuno ti risponde. Sembra quasi che i teatri siano disabitati, no? Da nessuno. Poi invece in realtà vedi che le stagioni poi così. Quindi dopo magari nella seconda avvengono. Parte ci spieghi proprio come la danza è accolta dalla città di Firenze, va bene? Volentieri, dopo. Molto grazie volentieri, mille. Grazie a voi. Adesso grazie. Andiamo avanti con La Dolce Vita. In compagnia del nostro project manager di Mars, Mario Maione Junior. Grazie per essere con noi, benvenuto. Grazie Carlotta, è un piacere essere in studio. Quindi da oggi questa rubrica che abbiamo conosciuto con Michael, che salutiamo. Un carissimo amico. È presentata da te, sarà presentata da te, che sei un imprenditore visionario, giusto? Giovanissimo project manager, erede di 6 generazioni di noti industriali, ma nonostante l'età, perché sei giovanissimo, hai già molta esperienza alle spalle. Assolutamente sì, Carlotta. Da questo punto di vista devo dire che è veramente un piacere essere stato invitato in studio e poter condurre questa rubrica per le prossime 3 puntate con voi. Quindi partiamo però dalle origini di questa storia imprenditoriale che è molto di successo, che ci porta addirittura nell'Ottocento, giusto Mario? Esatto, dobbiamo tornare abbastanza indietro, proprio perché questa è una storia che inizia a metà del 1800, quando la mia famiglia avvia la prima fabbrica italiana per la produzione del ghiaccio e delle celle frigoriferi. Al tempo, considerate, non esistevano i frigoriferi, ma l'innovazione la fa sempre da padrona. Viene fondato il gruppo industriale Maione, infatti intorno agli anni 60 i frigoriferi diventano assolutamente il bene di consumo desiderio di tutte le famiglie italiane. Tutti ne volevano avere uno in casa, era la tecnologia americana che arrivava in Italia. Il gruppo industriale Maione allora inizia a specializzarsi nella produzione di componenti per i frigoriferi e anche per le celle frigorifere. Da qui in poi una grande storia industriale di successo porterà il gruppo, per l'appunto, in tanti altri settori. Partiamo dal mio stesso omonimo, Mario Maione, che intorno agli anni 70 decide di lasciare la produzione di componenti per frigoriferi, avviando quella automobilistica. Quindi si cimenta nel settore automobilistico e inizia a produrre tutti i componenti per gli interni delle auto italiane, come la Fiat, l'Alfa Romeo, producendo sedili, plance, volanti, molte auto che avete guidato. Noi siamo stati molto spesso nelle case degli italiani, anche se spesso non lo sanno, e anche nelle loro auto soprattutto. Certo. E cosa succede a questo punto? Si avvia un grande progetto, non solo il gruppo industriale Maione diventa il primo produttore del paese, ma anche all'estero, assumendo 900 dipendenti di componentistica auto, ma si avvia il progetto integrato Melfi. Il progetto integrato Melfi, visionario, incredibile, fu qualcosa di stupefacente per gli anni 90, divenne la fabbrica automobilistica della Fiat, punto. Nel frattempo, cos'è che succede? Lasciamo il settore automobilistico, come potete vedere nelle immagini, una delle nostre aziende nel 2006,
lasciamo il settore automobilistico e ci cimentiamo in quello alimentare. Facciamo grandi investimenti in campo alimentare, infatti l'obiettivo del gruppo diventa quello di fondare il terzo polo alimentare della pasta secca in Italia. Acquisiamo la Molisana, la Russo di Cicciano e la Dinola, oltre alla famosissima cioccolateria di Perano. Da questo punto di vista poi decidiamo ancora di diversificare. Intorno agli anni 2000, ecco, come potete vedere, gli stabilimenti della Molisana, incredibilmente moderni, queste sono tutte immagini del 2006, intorno agli anni 2000 ancora decidiamo di investire in due aziende completamente diverse, una la Pozzi Vernici di Spartanese, che realizza tutte le vernici e smalti per ceramiche, e un'altra invece la Acceptagen, che si occupa di ricerca sui marcatori del cancro e che effettua anche molte importanti scoperte. Da questo punto di vista allora ci addentriamo ancora di più in una storia di successo, perché a seguito di tutto questo il gruppo Maione si lancia nello sport. Si lancia nello sport e fa la storia del basket con il Basket Napoli, che nel 2006 vince la Coppa Italia e che diventa senza dubbio un grande competitor per l'Armani o comunque per tante grandi altre squadre del tempo. Bene, il passaggio generazionale si completa, il gruppo industriale Maione passa al gruppo Maione, iniziamo a fornire anche servizi e attualmente anche con la catena Insalate Italiane nel 2014 avvia il primo punto di ristorazioni, che poi diventeranno da 12 fino a 14, di piatti componibili, quelli che voi oggi vedete ovunque come poke o come salad house, ecco, vennero inventati in quel periodo lì, proprio nel 2014. A seguito di questo poi abbiamo iniziato a specializzarsi anche in altri settori, quelli prevalentemente della consulenza industriale, della ristrutturazione finanziaria. Oggi siamo attivi, molto attivi direi, nell'industria cosmetica e cosmeceutica. Accidenti, che storia! Quindi sei... Abbiamo riassunta. Originario di Napoli. Esatto. Come si collega tutto questo appunto con la tua nuova iniziativa che sarà oggetto di questa puntata, il Monopoli Capri? Da questo punto di vista essere originario del sud dà sicuramente un vantaggio competitivo, avere la conoscenza di una terra che ci è tanto vicina e che per certi punti di vista è così bella e così diversa ci è sicuramente aiutato, è stato un modo per dare credito al luogo che mi ha cresciuto. Parlerai anche di solidarietà? Assolutamente, infatti come per il Monopoli Forte dei Marmi, il Monopoli Capri donerà gran parte del ricavato ad una nota fondazione di fama internazionale che dal 2011 aiuta persone in difficoltà a causa di malattie gravi, ma sveleremo tutto molto presto anche nelle prossime puntate. Certo, anche perché con te sogneremo e respireremo proprio quest'aria della dolce vita. Assolutamente sì, vi porterò nelle attività più esclusive di Capri. Grazie mille. Adesso andiamo avanti con Fuori Porta. Stefano, ben ritrovato. Eccoci. Dai, eccoci. Dopo non la vedevi pausa l'ora, vero? Sì, non vedevo l'ora. Non Sei vedevo. Felicissimo. 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 Come stai? Come sono andate queste feste? Sono andate bene, io in montagna, perché come sai mi piace sciare, quindi dai, tutto tutto bene. Abbiamo portato anche la nostra Lorne, quindi anche lei è stata molto... Che salutiamo sempre, ovviamente. Cosa scopriremo oggi con Fuori Oggi Porta? Mi rimetti i panni del geologo, quindi dai, dalla cucina al cicloturismo, e come vi ho fatto vedere anche nelle puntate passate, vi porterò all'interno di un borgo, più che un borgo, di una grande città toscana. Siamo a Firenze, pensate, il capoluogo della nostra regione, certo. Ovviamente il fiore dell'occhiello, no? Conosciuta in tutto il mondo. Oggi con questa puntata di Fuori Porta, Carlotta, porteremo i nostri ascoltatori a scoprire un geosito diverso dal solito. Fino ad ora abbiamo visto il geosito sotto forma di roccia, sotto forma di affioramento roccioso, anche di emergenza naturalistica. Oggi entriamo dentro Firenze e andiamo a scoprire il geosito urbano. Parola tutto sommato nuova, che da ora in poi comunque faremo conoscere, ripeto, ai nostri ascoltatori. Ringrazio innanzitutto il Comune di Firenze per il patrocinio di questo documentario e l'Ordine dei Geologi della Toscana ed ovviamente anche l'Università degli Studi di Firenze, ovviamente il Dipartimento di Scienze della Terra, con il professor Marco Benvenuti, che poi vedremo anche nella clip. Vedrei subito il primo filmato. Bene, prego regia. Può una roccia svelare i segreti del passato? Sono Stefano Farinelli, geologo e divulgatore ambientale alla ricerca dei geositi più interessanti del territorio italiano. Vieni con me a scoprire cosa si cela dietro queste meraviglie della natura ed in che modo l'uomo si rapporta con loro. L'avventura inizia da qui.
City Natura Toscana oggi si trova a Firenze per mostrarvi un curioso affioramento di roccia urbano, la pietraforte, da sempre utilizzata nelle strutture fiorentine. Benvenuti a questo nuovo episodio di GeoCity Natura Toscana. Oggi siamo nel centro di Firenze, del capoluogo di regione, e siamo proprio di fronte a Palazzo Pitti, uno dei palazzi storici di questa città. Quindi, ovviamente, vediamo un conosciutissimo palazzo di Firenze. Ma cosa c'entra con i GeoCity che solitamente ci fai vedere in natura? Sì, come ti dicevo, questo è un nuovo settore di GeoCity Natura, appunto un nuovo settore anche di fuori porta, e c'entra perché, come possiamo vedere anche nelle coperture in questo momento, Palazzo Pitti, che è questo bellissimo palazzo che avevo proprio alle mie spalle, è tutto costruito, o più che costruito, proprio ricoperto di pietraforte, questa arenaria tipica della zona di Firenze, che poi appunto ne dà lustro, ovviamente ha un colore tutto sommato ocra, che poi, ripeto, Certo. Vedremo dopo, è visibilissima a Palazzo Pitti quando arriviamo anche lungo la stradina, no? Che ci porta in quella piazzetta, si vedono bene i muraglioni con questi blocchi enormi di roccia, ma ripeto, lo scopriremo dopo. Questo entra all'interno, a pieno titolo, dei geomateriali, Carlotta, quindi devi sapere che anche per le costruzioni, ovviamente, ancora prima del nostro cemento armato che conosciamo benissimo, si utilizzava la pietra. Quanti borghi in pietra ci sono? Quindi oggi, inizierà un nuovo filone? Sì, oggi inizierà un nuovo filone. Che riguarderà le pietre di costruzione delle città. Sì, di costruzione e di abbellimento. In realtà in questo caso è più di costruzione, poi lo ripeterò anche dopo, ma comunque forte già ci annuncia qualcosa, no? Pietra forte. Ma ci sono anche le pietre per abbellire, ovviamente, Certo. Le nostre strutture antiche e meno antiche. Ora, Firenze, ripeto, non è un borgo, è veramente una grandissima, bellissima città. Cosa aspettarsi nella seconda parte? Nella seconda parte avremo il contributo del professor Marco Benvenuti, appunto dell'Università degli Studi di Firenze, che ci parlerà un po' più approfonditamente sia di Palazzo Pitti che proprio di questa antichissima roccia. Stefano, comunque non posso non notare i tuoi calzini, no? Certo, i nostri calzini sgargianti e colorati che ci hanno regalato per Natale. Possiamo dire chi te li ha regalati? Indovina? Lorna. Brava. Che cosa? Perché dai... La bici è sempre con noi. Perché non si vedeva, ma c'è una bici. La bici è sempre con noi, il geologo in bici non manca mai, Carlotta. E Lorna te li ha regalati dicendoti cosa? Almeno così li metti in TV. In TV. Grazie Stefano, a dopo. Grazie a te, a dopo. Adesso, come sempre, spazio alla cucina. È venerdì e quindi oggi è con noi il nostro chef Daniele. Buonasera. Nero vestito. Buonasera. Come stai? Invecchiato un anno. Tutti. Come li stupiremo i nostri telespettatori nella terza parte? Stasera faremo una cosina un po' particolare. Faremo questo tortino di gamberi fatto con cipolla, patate. È una cosina molto bellina, molto particolare. Non vedo già l'ora di essere da te. A che ora? 19. Prontissimi. Vi attendo. Ma adesso, leopardata, vestita anche lei, la nostra star del venerdì. Sto parlando della nostra Ivana con Le Faremo Sapere. Ed eccoci tornati nel 2023, ovviamente non potevo mancare nemmeno io, ho provato ad esistere, voglio stare a casa, invece no, obbligata ma con tanto amore a venire qua perché io mi diverto. Poi io e Carlotta ormai ci divertiamo perché arriviamo qua in riunione il pomeriggio e diciamo: come sei vestita? Leopardata anch'io, e non ci mettiamo mai d'accordo. Quindi, cara Carlotta, o mi spii la notte, buonanotte. Ecco, buonanotte. Siamo appunto nella notte, siamo arrivati, no, perché stavano cercando dalla regia l'ambiente, Le Faremo Sapere, ma lo troveremo dopo, l'effetto light. Detto questo, sono curiosa di vedere chi è venuta a trovarmi oggi nel mio teatro. Abbiamo una foto, oh, una bella biondona con la chitarrona, quindi deduco sia la musicista, facciamola entrare, grazie. Eccola qua, buonasera. Ciao. Buonasera, ciao. Chi è lei? Io sono Benedetta Bianchi. Benedetta Bianchi, da dove viene? Io sono fiorentina, però vivo ad Arezzo da qualche anno. Ah, quindi siamo vicini di casa. Sì. Ah, non ci siamo mai incrociati per le vie dello shopping aretino. Allora, cara Benedetta, cosa fa nella vita? Allora, io sono una cantante... e anche un insegnante di canto, quindi
ho uno studio di registrazione ad Arezzo, quindi ho tanti allievi e facciamo delle registrazioni anche nello studio. Qui ecco, diciamo che sei, ti do del tu, sei certo. Sempre inerente nel mondo della musica, dalla produzione alla realizzazione. Sì, sì, esatto. Okay. Se, però ti esibisci pure tu. Certo, certo, fondamentale. Ok, senti, e questa è una cosa che mi sono sempre domandata e mi piace rivolgerla sempre agli artisti che vengono a trovarmi. Dato che fai sia davanti alle telecamere che dietro le telecamere, in termini televisivi, quale ruolo preferisci di più? Al 50% mi piace, sono due cose diverse, perché chiaramente in prima persona è più bello perché direttamente posso esprimermi, però anche attraverso i miei allievi e i loro successi, insomma, è un altro tipo di espressione, è come se mi esibissi un'altra volta con loro, insomma, quindi è una cosa bella. Ti è mai capitato di fare esibizioni, progetti, spettacoli con qualche tuo allievo, non tipo Saggi, intendo, vi siete trovati mai in qualche evento assieme? No, non ci siamo mai trovati, non ci siamo mai trovati. Ti ho dato un'idea, ti ho dato un'idea da poter usare. Senti, e invece nella tua storia artistica davanti alle telecamere, cosa hai fatto per il pubblico? Diverse cose, diversi... anche concerti un po' in tutta Italia, e non solo concerti in teatri come Teatro della Conciliazione. Perché io qua nel tuo curriculum leggo tante cose anche in Rai, sì. Con artisti nazionali molto famosi, tipo Renato Zero, ho letto così al volo. Sì, sono stata ad Amici e ho fatto la corista a Renato Zero. Poi mi sono esibita al Teatro Bellini sempre come corista, sempre su Rai 1 per il concerto di Natale, insomma qualcosina, e in più anche chiaramente eventi, anche matrimoni, insomma, quindi un po' di tutto quello che va intorno alla musica. Ecco, questo è importante perché spesso tendiamo, lo facevo anch'io in passato, ammetto, mea culpa, mea maxima culpa, che il ruolo del corista fosse un ruolo marginale, invece è un ruolo fondamentale, perché se un cantante ha dei cori giusti, certo, rende tutto magnifico, certo. Quindi il corista è fondamentalissimo per la musica, perché se no va fuori tutto, sbaglio Benedetta? Certo, certo, è al servizio del cantante, quindi e mette il cantante nella posizione di rendere ancora meglio, insomma, quindi lo sostiene. Di performare in modo molto, molto migliore. Anche molto difficile, insomma. Cioè, una cosa che rimpiangi di avere fatto? Oh, così colta di sprovvista, è facile, però. Che rimpiango di aver fatto? Se c'è qualcosa, non lo so, Ma forse ora mi prendi così alla sprovvista e non mi viene in mente, ho il buio, praticamente non riesco, meno male, non ricordo, quindi forse, e quindi forse è positiva. E una cosa invece che vorresti fare? Che vorrei fare? Che non hai ancora fatto? No, continuare sempre a vivere di musica, continuare sempre a imparare, a conoscere, a cercare sempre di migliorarsi, ecco, questo lo spero sempre di farlo per tutta la vita. Esatto, perché come dico sempre io, noi artisti non è che dice siamo arrivati, ok, arrivati dove? Non arriviamo in nessun posto se non nel prossimo obiettivo, certo, e nel prossimo traguardo. Sfida, la prossima sfida. Esatto. Detto questo, col mio leopardato sono contenta, alle volte vedi, sono proprio confusa anche io. Faccio un po' la sbadata e la sciocchina di conoscere Benedetta, dopo approfondiremo assieme a lei altri aspetti del suo percorso. Detto questo, ripasso la linea a Carlotta. Ta-da! Quindi Stefano, ci stai spiegando del perché nasce Rock and Safe, dall'esigenza di comunicare. Sì. E muovere le acque. Muovere le acque. Sei spesso
su palchi di tante città italiane. Quindi di cosa si tratta? Di formazione o di spettacolo? Se vogliamo anche l'arte educativa, quindi non sono a fare corsi di formazione sul palco, sottolineando anche che non sono un artista. Il punto è che appunto con questa chiave di lettura riusciamo ad andare su tanti palchi in Italia, e questo sono contentissimo, perché poi di volta in volta entriamo in contatto con così tante persone, e quando poi giorni dopo qualcuno ti contatta per dirti che gli hai lasciato un qualche cosa, l'ho fatto riflettere anche in un modo divertente, e beh, è la missione della mia vita, quindi non posso che essere quindi soddisfatto. Quindi ci sei riuscito. Sì. C'è un palco speciale che ricordi con affetto, sul quale magari vorresti tornare? Io sono contentissimo di tutti i palchi. Beh, sicuramente il Teatro Brancaccio con 1100 persone ha fatto un bel effetto. Già. Ma sono tanti, il Teatro Alfieri di Asti, recentemente al Pala Rotary vicino a Trento, bellissimo. Ma se parliamo di affetto, i più bei palchi, anche se non sono palchi di teatri, sono quelle scuole che mi accolgono per parlare con i giovani, perché Rock and Safe parla anche, e ci piace soprattutto dire, con i giovani, perché dobbiamo contaminare, no, il futuro. Quindi, a proposito di contaminare il futuro, ecco, bisogna dire che i generi musicali che avvicinano i giovani sono altri, però tu parli di rock. Come riesci ad avvicinare appunto i giovani al rock, quindi a comunicare anche con loro tramite appunto... Detto chissà cosa succederà nei prossimi anni, visto che c'è questo movimento anche nel rock italiano, insomma, Maneskin, però insomma sembra che si stia rianimando. Ovviamente i generi musicali più in voga sono altri. Il punto è che si può far scoprire anche in modo curioso cosa hanno lasciato questi grandi del rock, e tirar fuori quell'anima ribelle, no? Che poi, insomma, quando cominciamo a parlare dell'adolescenza e parliamo di ribellione, andiamo subito in assonanza. Ecco che va da sé che ci sono certe colonne sonore, non so, brani dei Queen, tanto per dirne una, che anche se non ascolti il rock, insomma, sì. Metti un We Will Rock You, voglio vedere chi non... E il punto su cui gioca Rock and Safe è proprio che essere rock vuol dire uscire dal branco. Quindi se il branco, ovvero il gruppo dei tuoi amici, ti porta a schiantarti contro una parete la sera, sì. Ecco, essere rock è scegliere per la propria vita e non far contento il gruppo, ma scegliere per se stessi. Ovviamente cerchi sempre di arrivare a tutti, ai più grandi ma anche ai più giovani, ragazzi ma anche piccolissimi. Come arrivi ad un bambino magari di 6 anni e come arrivi ad un ragazzo di 16? Beh, partendo dal presupposto che quando comunichiamo dobbiamo metterci nei panni dell'interlocutore. Troppe volte noi abbiamo un messaggio da dare, lo diamo, poi insomma come arriva. In realtà lo stesso concetto, che sia il preservarsi da un incendio piuttosto sì. Che a un bambino glielo puoi raccontare con determinate storie, a un adolescente con altre. Magari gli aneddoti sono riferiti a un adolescente più in un ambiente come una discoteca, a un bambino ovviamente è inutile che gli parli a discoteca. Questo penso che in generale, se ci adattassimo un po' di più ai nostri interlocutori, beh, magari anche con lo stesso messaggio possiamo centrare, no, l'obiettivo. E ti posso assicurare che sia con i bambini è divertentissimo, è molto emozionante anche con i giovani, gli adolescenti. Quindi capiamo che non parli solamente di sicurezza sul lavoro. No, parliamo di vita, della bellezza della vita. Che questo è importante. Non solo sicurezza sul lavoro, anche perché stiamo parlando di ragazzi giovani, quindi soprattutto di, chiamiamola educazione civica, buonsenso, facendo capire che il divertimento, anche il divertimento estremo, lo si può ottenere non per forza rischiando la propria vita. Anzi, quella è la parte stupida del divertimento. Vero. Nella terza parte magari ci racconti, ci sveli se avete in programma degli incontri con le scuole. Molto volentieri. Grazie mille Stefano. Adesso l'angolo del libro. Ta-da! Quindi, Nero addosso, un libro che affonda le radici nel passato dell'autrice, ovviamente qua presente, Caterina. Per le persone che si sono sintonizzate adesso, ci rispieghi velocemente di cosa parla e poi ci leggi qualche passaggio. Sì, avevamo raccontato appunto poco fa
perché questo libro racconta le vicende di una mamma, una giovane donna in fondo di 40 anni, che ha perduto 7 anni prima il suo bambino, quindi per colpa di un rapimento. Il libro appunto viene presentato in una modalità un po' particolare, ogni capitolo è la voce di uno dei 4 protagonisti. Proprio ho scelto 2 passaggi brevi per far capire un po' questo punto, no? Cioè, si diceva poco fa che quando una mamma, insomma una persona comunque, perde il bene più prezioso che ha, il proprio figlio, reagisce in una maniera ovviamente particolare, no? Quindi rimette in discussione tutta la sua vita, tutto il suo contesto anche emotivo. All'interno di questo contesto si devono rimettere in discussione anche i ruoli delle persone a lei care. Questo, i passaggi che ho scelto sottolineano proprio questo punto, perché si noterà che quando parla la protagonista, cioè la appunto questa pittrice che ha perso suo figlio, il centro della narrazione è veramente soltanto su se stessa e sulle proprie emozioni. Cioè lei ha subito questo distacco, questo lutto, se vogliamo, perché non si sa che fine ha fatto suo figlio, e si concentra esclusivamente sulla gestione dei propri sentimenti, fino tanto a sfociare, no, nel proprio mestiere, che è un mestiere artistico, quindi lei è una pittrice. E lei dice: io sono la mia tela, così com'è, nuda, senza cornice. L'emozione priva di contorno, perché il contorno è un freno e lei non può averne quando è estrema. Quando grida e si dispera nelle spinte del colore o nelle geometrie abbozzate, sospese, dei soggetti e della vita. Invece, quella dannata cornice barocca fa sembrare tutte quante le opere uguali. Le smorza, le ingentilisce, insomma le ammazza. È come imbellettare Frankenstein con farde e rossetto. I miei mostri, nelle sue mani, diventano creaturine compite, insicure e tremolanti. Loro, che avrebbero bisogno di stracciarsi le vesti, ferire l'osservatore ferendosi per prime, invece finiscono col chiedere scusa di esistere. L'altro passaggio che ho scelto, Carlotta, è invece la voce di suo marito, l'ex marito, che fa i conti con il proprio dolore, perché alla fin fine ha perso anche lui un figlio. Certo. Però la cosa che ha sconvolto di più la sua vita è l'avere perso sua moglie, cioè in questo marasma di emozioni di cui lui alla fine non fa più parte, perché lei lo esclude completamente, troppo concentrata sul suo dispiacere. Lui, che invece avrebbe comunque ancora l'intenzione di rimanere una famiglia con lei, non trova spazio. E dice: mi ha sempre tenuto in disparte. Da quel pomeriggio maledetto in cui entrambi avevamo perso l'anima, Lidia mi ha sempre lasciato indietro. Le emozioni sue erano diventate una priorità esclusiva. Il resto di famiglia sopravvissuto alla data del non ritorno non esisteva più. Non esistevamo più noi. Inizialmente, intendo dire i primi mesi, non me ne diedi affatto conto, rapito com'ero pure io dall'ansia dell'agire subito, perché il tempo valeva oro e ogni secondo che passava l'odissea di frustrazione ci sbatteva con maggior violenza verso una deriva sempre più netta, senza ritorno. Poi però, con le settimane che seguivano e noi a non risolvere nessuna situazione, mi accorsi che la stessa deriva verso cui ognuno di noi si era spinto era separata da quello dell'altro. Sono davvero parole che emozionano. Il libro dove si trova? Vabbè, il libro è un libro che in Toscana troviamo facilmente, perché è editore Pagliai, quindi Polistampa. Facilmente in libreria ordinandolo, nelle ipercoppe forse ancora, ma ormai purtroppo molto anche online, perché purtroppo dico perché sono un amante della libreria, recarmi lì e scegliere i libri, molto online, quindi su tutti i circuiti, Amazon, IBS, eccetera. Caterina, grazie per essere stata con noi, in bocca al lupo davvero per tutto. Grazie. Torniamo a parlare adesso della compagnia Lyric Dance Company. Quindi Alberto, Firenze come accoglie la danza, quindi proprio da un punto di vista istituzionale? Allora, Firenze è una città che ha avuto e che ha tante risorse da un punto di vista di danza,
abbiamo avuto per tanti anni la compagnia di Maggio Danza, che è stata, diciamo, la compagnia di bandiera della città. Purtroppo oggi abbiamo un teatro, non abbiamo più la compagnia. Per scelte politiche, credo, sono state scelte politiche, scelte sbagliate, secondo me, perché oggi credo che non avere una compagnia importante a livello professionale a Firenze credo che sia una mancanza molto grave, molto grave. Soprattutto anche per tutti gli studenti che vengono da tutta Italia a studiare a Firenze, perché noi abbiamo i più grandi centri privati di danza come il mio, il Balletto di Toscana, l'Opus Ballet, che comunque hanno, e tante altre scuole importanti che vengono da tutta Italia a studiare a Firenze. Quindi a questi ragazzi manca poi alla fine un punto di riferimento, l'arrivo, no? Cioè, se tu non vedi mai cosa puoi diventare, è difficile poi relazionarsi. Il mondo del balletto, specialmente del balletto, io parlo, è un mestiere molto difficile. E arrivare è un lavoro molto duro. Io ho, per mia fortuna, ho avuto allievi, io dico sempre, quando c'è il nuovo anno, dico spero che questo nuovo anno mi regali un nuovo cigno, perché ho la fortuna di avere allievi che oggi però purtroppo hanno dovuto prendere i loro bagagli a 15 anni e andare a studiare nelle grandi scuole internazionali per poi entrare nelle grandi compagnie. Il nostro Matteo Miccini, fiorentino, mio allievo, ha studiato a Firenze e poi ora è diventato principal a Stuttgart Ballet, cioè. Però ecco, Firenze manca proprio la volontà, credo, istituzionale di volere la danza che faccia parte di un tessuto culturale e di un tessuto proprio sociale, capito? Quindi esistono tanti festival molto più proiettati verso il contemporaneo, che va benissimo, però c'è bisogno, la gente ha bisogno di vedere anche delle cose che non siano troppo concettuali, ma che appartengono poi a una visibilità che ti crea un'emozionalità, perché quello che la danza è come vedere Caravaggio, è come vedere un quadro che in quel momento è un quadro eterno. La danza passa e finisce la magia, e quindi è un momento unico e è verità quello che succede in quel momento, non ha ripetizione. Capito? Quindi io spero che le istituzioni accolgano anche e diano supporto alle giovani compagnie, ai nuovi artisti, perché all'estero gli artisti sono portati e valorizzati, hanno possibilità di esprimere e di esistere. A oggi questo in Italia e anche a Firenze non succede, purtroppo. Ci stavi parlando delle tue collaborazioni e ci tieni a parlare in particolar modo di quella con Monica Guerritore. Sì, ci tengo particolarmente perché Monica Guerritore per me è la più grande attrice di teatro e di cinema che abbiamo in Italia, una persona di una cultura spaventosa, veramente una donna di una grandissima generosità artistica. Abbiamo collaborato insieme per questo spettacolo meraviglioso che credo che la nostra ospite qui, la scrittrice, ci sarebbe piaciuto molto, Donne prigioniere di amori straordinari, che parla proprio è stata una collaborazione pazzesca di un'attrice che si è messa a disposizione della danza. Lei ha detto una cosa molto, mi ha fatto crescere tantissimo da un punto di vista proprio della creazione, del concept proprio dello spettacolo, e ha detto una cosa molto grande, ragazzi, dicendo proprio: voi danzatori siete anche attori. Io non posso diventare una ballerina, posso muovermi, non potrò mai essere una ballerina. Quindi questo è stata una collaborazione che dura ora, tra pochi giorni partirò in mezzo alla produzione di Piaf per Roma, perché faremo Ginger Roger e Fred Astaire, e sarà, insomma, uno spettacolo molto bello che porteremo in giro per tutta l'Italia. È una nuova esperienza per me, perché far danzare degli attori, insomma, sarà un po' più complesso, ecco. Quindi in bocca al lupo per questo. Grazie. Spettacolo e per tutti. E vi aspetto gli tutti a vedere Piaf, perché è veramente, certo, uno spettacolo emozionante. Grazie Alberto, a voi, a presto. Adesso cosa succede? Che andiamo in pubblicità, restate sintonizzati perché Tada torna subito. Rieccoci qua, prontissimi a riaprire anche questa seconda parte, dando la linea a Mario con La dolce vita. Oh.
nuovo. Grazie per la linea, Carlotta. Bene, ho promesso poco fa di portarvi nel cuore delle attività che comporranno le caselle del Monopoli Capri. E iniziamo con la prima, la gioielleria Chantecler. Questa la regalo a tutte le donne. La gioielleria Chantecler infatti inizia la sua storia nel 1944, quando un noto gioielliere napoletano decide di realizzare una campana in bronzo sulla base della novella di San Michele da regalare al presidente Franklin Delano Roosevelt durante la Seconda Guerra Mondiale come segno di pace auspicata. Bene, da qui, insieme alla famiglia Prea, si fonderà Chantecler. Intorno al 1950 diventerà la prima gioielleria di Capri e centro del jet set internazionale. Chantecler infatti sarà sempre frequentata da personaggi notissimi, da stelle del cinema a grandi titoli nobiliari. Parliamo quindi di Jacqueline Kennedy oppure Audrey Hepburn. Oggi Chantecler è riconosciuta nel mondo sicuramente per il suo gioiello più iconico, che è quello della notissima campanina che tutte le donne amano. Un gioiello senza dubbio leggendario, ma anche letteralmente. Chantecler oggi si distingue anche per una nota linea di gioielleria handmade, totalmente disegnata su misura dalla sorella dell'attuale CEO di Chantecler, Gabriele Prea, Maria Elena Prea. Passiamo allora a svelare la seconda casella del Monopoli Capri. Parliamo probabilmente dell'hotel più bello che ci sia sull'isola. Parliamo dell'hotel Punta Tragara. Il Punta Tragara venne fatto costruire per volontà dell'imprenditore Vismara negli anni 20 a Capri, nella località Tragara, sicuramente il posto più bello ed esclusivo di tutta l'isola. La logica che sta dietro l'hotel è quella di una fioritura architettonica, qualcosa che si possa fondere totalmente con la roccia e con la rigogliosa natura che c'è a Capri. L'hotel offre 24 suite splendide, di cui 14 suite junior e 6 suite special, tutte disegnate una ad una in modo totalmente autentico ed inimmaginabile. La migliore è sicuramente la Etrom Suite, l'unica suite disegnata da Etro che si trova sul rooftop del Punta Tragara. Oltre alle due piscine che affollano il Punta Tragara, questo ha deciso di voler accontentare anche gli ospiti più esigenti. È iniziato un programma di ristorazione stellata guidata da due grandi ristoranti dell'hotel, il ristorante Mamma e il ristorante Le Monzù dello chef stellato Luigi Lionetti. Bene, il Punta Tragara offre anche una fantastica spa e la vista sicuramente più bella di Capri. Passando avanti, l'ultimo brand che andiamo ad analizzare per questa puntata, ultima casella del Monopoli delle 22 che andremo a proporre quest'anno, è la profumeria Cartusi. La profumeria Cartusi ha origine nel 1300, quando la regina di Napoli è la regina d'Angiò. La regina d'Angiò decide di fare visita a Capri, allora alla Certosa i monaci, contentissimi della visita della regina, decidono di selezionare 80 fiori e piante provenienti da tutta l'isola di Capri. Ne creano incredibili fragranze, dato che la regina non si presenterà mai e questi fiori, passati in macerazione e lasciati ad appassire, genereranno per l'appunto questi profumi incredibili. Tutte, le vecchie fragranze del 1300 sono ancora conservate nei laboratori di Cartusia. Oggi il CEO Silvio Rocco, insieme alla figlia Virginia, dirigono l'azienda sulla base delle più moderne tecnologie, ma senza mai dimenticare la storia di Capri, che ancora oggi portano avanti. Silvio non si è fermato solamente alle fragranze più famose di Capri, con 14 punti vendita, il barbershop, ma anche 800 distributori mondiali, è voluto arrivare poi a trovare tutti gli altri sensi degli utenti con il Cartusia Suite, delle suite di Charme a Capri, che tra breve arriveranno anche a Roma. Da questo punto di vista direi che il Monopoli Capri tra le sue caselle troverà spazio per le attività più fantastiche e lussuose di Capri. Sarà un prodotto glamour e realizzato in edizione limitata, si potrà trovare solamente sull'isola di Capri, quindi o avrete una suite al Punta Tragara oppure andrete a comprare un profumo da Cartusi e lo troverete lì. Ta-da! Stefano, rieccoci qua per questa seconda parte che apriamo con un secondo servizio, tutta giusto? Tutta da scoprire, quindi. Tutta da scoprire. Andiamo a vedere. Prego, regia. Ben trovato, Marco. Ciao.
Senti Stefano, prima di entrare nel merito appunto delle caratteristiche di questa roccia, quella che è stata utilizzata fino all'epoca romana per la costruzione dell'edificato storico di Firenze, mi piace però qui ricordare come l'umanità, fino dall'origine della nostra specie, il genere a cui apparteniamo, ha utilizzato i geomateriali, principalmente le pietre, per cominciare proprio anche la sua evoluzione, no? Noi siamo cresciuti proprio in funzione dell'utilizzo e della manipolazione di geomateriali. Poi con la geologia siamo diventati anche scienziati della natura, noi. E quindi da questo punto di vista c'è stato un cambiamento nel corso del tempo. Dall'esperienza dell'utilizzo dei geomateriali siamo arrivati ad una conoscenza anche dei processi che hanno prodotto questi geomateriali. Perché Palazzo Pitti è particolarmente interessante a questo punto di vista? Perché rappresenta lo smontaggio di una formazione geologica che veniva coltivata proprio in quest'area attraverso delle cave che esistevano fino dal Medioevo per la costruzione di questo palazzo. È come se la roccia naturale che era esposta in questa zona fosse stata rimontata nella costruzione di un palazzo. È stato praticamente un utilizzo che l'uomo ha fatto di un materiale che poi ha costruito la Firenze romana, medievale, rinascimentale. Quindi mi dici che è un pietra su pietra, quindi qua Palazzo Pitti erge, anzi si erge su degli affioramenti di pietra forte, quindi è bellissimo, è stata escavata e rimessa in posto in realtà al di sopra. Proprio così. Tra l'altro bisogna dire che Palazzo Pitti, che appunto è fondato su una vecchia cava di pietraforte, insiste in un'area che è quella appunto che comprende il giardino monumentale di Boboli, rappresenta appunto nell'insieme quest'area un bellissimo esempio antesignano di quello che oggi noi chiamiamo recupero ambientale delle aree che sono state degradate dalla nostra attività. I Medici hanno costruito un giardino all'italiana meraviglioso proprio sfruttando le modificazioni topografiche che l'escavazione della pietraforte aveva realizzato, appunto creando un paesaggio artificiale e molto degradato. Se uno entra nel giardino di Boboli potrà vedere appunto la magnificenza di un giardino all'italiana che è proprio sorto all'interno di una vecchia cava. Quindi abbiamo ascoltato le parole di questo docente universitario che ha spiegato il legame che c'è fra la roccia e Palazzo Pitti. Sì, assolutamente. Infatti ringrazio il professor Marco Benvenuti perché ogni volta è una lezione, anche per me in realtà, Carlotta. Sì, io quando esco ci tengo a dirlo, con le università, sia Firenze che Siena, ogni volta veramente è una lezione a cielo aperto. Per questo li ringrazio calorosamente. Bene, è un legame molto stretto quello appunto fra la roccia e Palazzo Pitti. Come ci diceva Marco, quella era in realtà l'area da cui poi quelle rocce provengono. Perché? Proprio lì nel sottosuolo quella pietraforte si trovava. E da lì poi è stata escavata, è stata intagliata, è stata rimontata, come dicevamo nel video, fino a dare l'aspetto che oggi ha. Se tu appunto, se noi passiamo lungo la strada proprio lì accanto al muraglione, quei blocchi enormi, ciclopici, sembrano proprio rocce imposto. In gergo, noi geologi, diciamo roccia imposto quando l'affioramento è proprio in natura. Quindi ad esempio ti capita quando passi lungo le strade di campagna di vedere questi enormi strati di roccia che sono lì, belli fermi, naturalmente. Dà proprio quell'idea. Quindi è stato rimontato al di sopra del luogo in cui poi si era sedimentata questa roccia e quindi dà un po' quell'impressione di naturalità. Questo è molto bello, un legame molto stretto. Sì. Inoltre, oltre questo legame diciamo un po' anche estetico, se vogliamo, e le rocce sono proprio i primi geomateriali, come dicevo prima, che venivano utilizzati per costruire le nostre case. Lì c'è anche il giardino di Boboli, bellissimo tra bellissimo. L'altro, invito tutti ad andare a vedere Boboli, spettacolare. Certo. E quello è un esempio di come è stato ripristinato un'area, tra virgolette, di cava. Adesso noi nelle aree di cava le ripristiniamo dopo l'attività estrattiva affinché possano essere reintegrate nel contesto paesaggistico. Quindi vengono, come dire, rimodellate con del verde, ad esempio. Quello è proprio un esempio, giardino di Boboli, del passato, ecco, di una buona pratica di ripristino di un'area comunque estrattiva. Tra l'altro ci hai omaggiato con delle immagini bellissime dall'alto. Sì. Hai volato sopra Firenze. No, infatti no, assolutamente, ci tengo a dirlo, assolutamente no. Queste immagini le abbiamo estratte da un software, noto software, per uso divulgativo. Ovviamente per uso divulgativo, questo è un documentario a tutti gli effetti e quindi ti vedo sorridere, infatti. Lo dovevi dire, E questa va detta. E è proprio un documentario, quindi l'abbiamo preso perché le immagini dall'alto spesso rendono. È una cartolina Firenze, tutte le volte che la vedo rimango senza fiato. A parte il 3D bellissimo. Su Firenze è assurdo, devo dire la verità, è veramente bello. Sì. Questa immagine qui poi è veramente spettacolare. Però contestualizzano quello di cui poi tu parli. Quindi quando è possibile utilizzare il drone, noi lo utilizziamo. Certo. Utilizzo sempre. Quando non è possibile, facciamo capo a qualcos'altro, ovviamente, per renderlo. Stefano, grazie. A dopo per la terza parte. Sì. Adesso le faremo sapere.
Ed ora la parte che io adoro più di tutte, di le faremo sapere, dove conosceremo, andiamo a indagare, scaviamo nelle emozioni dei nostri artisti o presunti tali che vengono qua a trovarci, a Tada, a le faremo sapere. Allora, cara Benedetta, adesso ti farò vedere delle foto e tu mi dirai cosa ti emanano queste foto, dei pensieri, dei ricordi, delle emozioni, il nulla. Insomma, libero sfogo, sentiti libera di parlarmi. Allora, iniziamo subito con la prima foto, un grandissimo artista, Lucio Dalla. Sì, è il mio prediletto, è stato veramente un artista tutto tondo, perché è non solo un musicista, cantante eccezionale, ma anche proprio un poeta. E quindi quando io sento le sue canzoni mi emoziono sempre. È stata veramente una grande perdita, ecco. Hai mai avuto l'opportunità di conoscerlo? Purtroppo no, non ho avuto questa possibilità. Mi sarebbe piaciuto molto, però no, non l'ho mai conosciuto. È stato veramente un grande Lucio Dalla. Poi andiamo avanti con un'altra foto. Ecco, io ho rubato questa tua foto dal tuo profilo Instagram perché la trovo spontanea, non in attesa di un'esibizione, perlomeno così sembra, e la domanda è che mi sono posta è: Benedetta, cosa fa nel suo tempo libero? Tempo libero? Allora, lì innanzitutto non è tempo libero perché sono in studio di registrazione, quindi ecco. Lavoro. Ci ho beccato in pieno. Proprio zero. No, il tempo libero è pochissimo in realtà, perché poi alla fine siamo i sarti della musica, no? Quindi in un certo senso cuciamo, tagliamo, così nel senso... Ecco, quindi stavi lavorando e creando, sì, un abito su misura, sì, per qualcuno sicuramente. Poi andiamo avanti, abbiamo un gatto, sì, con un cuore, un cucciolo di gattino con un cuore. Cosa ti dice questo gattino? Io sono innamorata dei gatti, io credo di essere stata un gatto nelle vite precedenti perché veramente ho un gatto, io anch'io, un gatto rosso. Ne avevo allora, indovinato, sono stata bravissima. Sì, sì. E lo curo tantissimo perché a maggio sarà maggiorenne, avrà 18 anni. Quindi insomma, è un gatto che curo molto. Non male, non male. Quindi sei una gattara. Sì, 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 una gattara, tutto tondo proprio. Adoro. Poi abbiamo un'altra foto dei bambini che fanno delle smorfie. Cosa ti dice questa foto? Bellissimo, una smorfia la dovremmo avere per tutti, cioè sempre dovremmo essere così, dovremmo essere quei bambini lì. Ci dobbiamo ricordare quello che siamo stati, quindi l'importante è la smorfia, perché essere impassibili e non avere emozioni, no? Invece ce ne abbiamo, è bello poterle dire, poterle raccontare. Quindi bello, mi piace. In quale smorfia ti riconosci oggi? Ma un pochino tutte, dipende dai momenti, no? Ci sono tutti i mondi possibili e immaginabili, sia di broncio di tristezza che di allegria, che di risate, insomma, quindi racchiude un po' tutto. Bene, bene, allora chiudiamo il nostro angolo delle foto. Grazie Benedetta per esserti esposa, perché io voglio ricordare a chiunque che quando vengono qua da noi non sa nessuno cosa chiederò, cosa faremo, e quindi sono proprio affidati all'improvvisazione. L'improvvisazione io non l'incontro mai prima, ed è per questo che mi piace la diretta, il primo imprinting assieme a voi. Detto questo, ovviamente sono curiosa di sentire dopo cosa ci farà ascoltare Benedetta, e detto questo linea a Carlotta. Stefano, rieccoci qua, quindi. Rock and Safe nasce dall'esigenza di comunicare e di arrivare a tutti, più grandi ma soprattutto più giovani.
Quindi avete in programma degli incontri nelle scuole in quest'anno? Finalmente sì, ricordiamoci insomma che abbiamo avuto una pandemia e quindi con tutte le complicazioni ovviamente per l'interazione dal vivo. Finalmente sì, cominceremo già adesso a inizio febbraio, non solo in Toscana ma anche fuori Toscana. E per noi, io dico sempre, più che andare a dare vado ad arricchirmi, perché noi, quando cerchiamo l'interazione con i giovani, non ci si rende conto di quante cose ci arrivino. E io ho questo gran privilegio. A quale scuole vi rivolgete? Beh, al netto degli asili, poi tutte le altre, quindi le elementari, le medie e le superiori. Possiamo andare anche all'università come abbiamo fatto nel passato. D'altronde la cultura della sicurezza è un linguaggio universale. Come può fare una scuola per contattarvi? Ecco, questo perché molti a volte non lo sanno, siccome tante delle nostre iniziative sono no profit, basta o seguire sui social sia la pagina Rock and Safe o le mie personali, oppure mandando un'email a redazione@rockandsafe.com manifestando il proprio interesse. Possono scrivere anche a noi, Possono scrivere, tadacchiocciolaretv38.com. E quindi noi ne saremo molto lieti, ci piace essere dei piccoli pifferai che vanno a giro a far divertire i ragazzi, tanto se posso dirti, no? La prima iniziativa quest'anno la faremo a Quarrata con 100 ragazzi della terza media. E prima parlavamo del linguaggio di doversi adattare, no? Ai giovani, quindi parleremo di sicurezza facendoli giocare in una modalità simile TikTok, quindi con dei cellulari dovranno loro fare dei video, quindi faremo una challenge che con il divertimento, divertendosi e rendendoli attivi, perché quando mettiamo i bambini, i ragazzi lì ad ascoltare, inevitabilmente, come succedeva a noi da ragazzi, probabilmente si addormenteranno. È così che si educano i nuovi lavoratori del futuro? Di sicuro cerchiamo di dare un piccolo contributo, ma non è così. Il più grande contributo lo danno le famiglie, e ricordiamoci che noi genitori, perché sono anch'io genitore, abbiamo una responsabilità enorme. Sì, i pericoli sì, si cercano perché ci piace trasgredire, è sempre stato così e sempre sarà così, ma al tempo stesso i genitori possono dare quel senso dove un ragazzo può riconoscere quel limite oltre il quale non dover andare. Quindi il mio è solo un piccolo contributo, il resto lo possono fare i genitori. Un contributo che dai anche grazie al tuo libro, no? Che hai scritto. Sì, Lux the Kill, che appunto dicevamo, avrò questo piacere di portarlo a Sanremo, che sta andando benissimo. È un libro che, essendo scritto a fumetti, è veramente va bene dagli adolescenti fino all'età più avanzata. È a tinte dark, quindi non è un fumetto proprio divertente, ma è un po', come dire, un Dylan Dog, no? Calato nel mondo della sicurezza, e sono molto contento degli esiti che sta dando, perché non l'ho scritto per fare un best seller, ma il fatto che possa passare di mano in mano e incuriosire le persone, perché ricordiamoci, molte volte della sicurezza ci si disinteressa, quindi già il momento in cui fa incuriosire le persone è un successo rispetto a quello che è avvenuto nel passato. Quell'esperimento è funzionato e sta funzionando, vediamo quest'anno dove ci porterà. Questo libro è semplicemente un altro canale tuo di comunicazione, oltre ai social, ai palchi, quindi anche eventi dal vivo, sì, perché radio, televisione. Beh, magari un indomani potremmo parlare di sicurezza attraverso la danza, oppure come è successo. Sarebbe bellissimo, perché in certi contesti. Anche la danza è un linguaggio, no, universale. Esatto. Siccome non possiamo sapere la persona che in questo momento ci sta ascoltando qual è il suo canale comunicativo prevalente, noi dobbiamo provarne quanti più possibili, e di sicuro prima o poi intercetteremo anche quella persona. Perché le persone sono diverse e ognuna ha il suo canale, bisogna scoprire qual è. Esatto. Grazie Stefano, a prestissimo. Grazie a te, alla prossima. Alla prossima. Adesso linea Mario con la Dolce Vita. Bene, oggi presentiamo anche il sogno di ogni imprenditore, parliamo di Forbes, parliamo di Cinzia Romanelli, che è CEO e fondatrice di Building Heritage,
è partner esclusivo per l'Italia di Forbes Global Properties. Cinzia ha le chiavi degli immobili più belli ed esclusivi d'Italia ed è presente anche a Capri. Bene, Cinzia, qual è il progetto di Forbes Global Properties in Italia? Il progetto è di grande fascino e molto ambizioso. È costruire una nuova piattaforma immobiliare fatta di immobili di altissimo lusso, di grande pregio, in linea con gli standard del brand che rappresentiamo, che è Forbes Global Properties, la divisione real estate del marchio Forbes che tutti conosciamo. E soprattutto in linea con le aspettative del suo pubblico, che sono imprenditori a livello mondiale, persone influenti a livello mondiale, che quando arrivano in Italia cercano qualcosa di esclusivo, qualcosa di unico, in linea con il loro lifestyle. Bene, Cinzia, Building Heritage e Forbes Global Properties saranno parte del Monopoli Capri a fianco a tantissime attività di altissimo pregio, proprio perché anche secondo noi rappresentano in Italia il massimo di quello che si può desiderare da quella che può essere un'agenzia immobiliare. Ma non è un'agenzia immobiliare, vero? È un modo di vivere, un modo di interpretare i sogni della clientela straniera, che sono i nostri clienti tipo. Quindi è un modo di accoglierli nel nostro lifestyle italiano, mostrandogli le perle che abbiamo in Italia. Bene, quindi Forbes Global Properties è una clientela di tipo straniero. Assolutamente sì. È una clientela, la nostra clientela è soprattutto chi segue Forbes, quindi i loro followers, i loro lettori, sono imprenditori soprattutto, sono persone che amano il lifestyle italiano e sono persone che possono permettersi di comprarsi gli immobili più esclusivi, come alcuni che vediamo magari in questo momento passare. Sono persone che vengono qua e vorrebbero intercalarsi nel nostro lifestyle con un'esperienza di acquisto accompagnati da operatori di livello, da professionisti che abbiano la possibilità di fargli superare anche quei piccoli scogli che lo straniero incontra quando compra in Italia, che è la nostra burocrazia essenzialmente. E quindi dobbiamo essere molto capaci, essere in grado di avere competenze tecniche, fiscali, finanziarie, e questo può portare a un acquisto di valore e a un'esperienza unica che poi lascia anche un'amicizia con queste persone che si ricordano di noi e ne parlano con gli amici. Abbiamo scelto Forbes Global Properties non soltanto perché è sicuramente l'operatore immobiliare di pregio di livello più alto che c'è attualmente in Italia, ma anche perché è ben presente a Capri e ha anche dei progetti per il futuro sull'isola. Certo, uno dei nostri primi obiettivi è stato acquisire immobili in Costiera Amalfitana e anche a Capri. Capri, che è la perla, è un'isola che è una perla, ma è soprattutto rappresenta per lo straniero la dolce vita italiana, il lifestyle italiano. Quindi a Capri noi siamo orgogliosi di avere delle grandi proprietà in esclusiva e ne stiamo cercando altre, perché spesso le trattiamo anche in maniera molto riservata e quindi ci affidano volentieri anche gli immobili unici. Quindi parliamo di immobili unici al mondo. Bene, Forbes Global Properties è nato, è arrivato in Italia da un anno con te. Quali sono stati i risultati di questo anno passato con te? Sono stati degli ottimi risultati. Noi dopo 20 anni di attività abbiamo scelto questo brand, abbiamo cavalcato questo brand, questa nuova sfida, ed è stato un po' come salire su una Rolls Royce. Abbiamo aperto agevolmente le prime 4 sedi in Italia negli ultimi 6 mesi, abbiamo raddoppiato il fatturato precedente in 6 mesi e abbiamo avuto dei riscontri molto positivi da parte di tutte, anche delle istituzioni che ci hanno affidato i loro immobili per la vendita. Abbiamo visionato più di 200 immobili in questi 6 mesi, ne abbiamo selezionati in linea con le guidelines di Forbes una novantina. E nel nostro processo di crescita stiamo anche selezionando nuovi professionisti da inserire nel nostro organico per poter aprire le prossime sedi. Bene, quindi se cercate gli immobili, le case, le ville più belle che l'Italia abbia da offrire, cercate Cinzia, cercate Forbes Global Properties. Ti ringrazio moltissimo, Cinzia. Grazie a te di avermi dato questa opportunità. Stefano, quindi apriamo anche questa terza parte. Sì, con un servizio. Con un terzo servizio. Via.
via. Abbiamo visto quindi la pietraforte qua a Palazzo Pitti nel centro di Firenze, ma perché pietraforte? Forte perché ha un cemento carbonatico resistente che la rende ottima per gli edifici, quindi per la costruzione delle strutture, mentre la pietra serena, contrario, che andremo a vedere nel prossimo episodio, non è così forte e viene utilizzata ovviamente per gli abbellimenti delle strutture. Dopo aver parlato della pietraforte, la classica e famosissima pietra da costruzione degli edifici fiorentini di fronte a Palazzo Pitti con i suoi fantastici muraglioni, ci dirigiamo in periferia a circa 10 minuti di macchina per osservare una cava di pietraforte, quindi un affioramento in natura. Marco, ma dove siamo ora? Siamo usciti da Firenze, dove mai portato? Qua siamo in aperta campagna, eh? Sì, Stefano, ci siamo spostati a sud del centro storico, ci troviamo ora appunto nella valle del Torrente Ema e in particolare siamo di fronte ad una cava di pietraforte, per l'appunto. Certo. Una cava dismessa, la cava di Montepaldi nello specifico, che mostra la stratificazione della formazione della pietraforte. Come vedete, non è fatta soltanto dell'arenaria che abbiamo visto a Palazzo Pitti, ma è fatta anche di materiali a gradazione più fine, quindi con dei sedimenti diciamo più argillosi. Quindi nell'insieme una formazione come la pietraforte combina una parte arenacea e una parte più fine, argillosa, che si alternano ritmicamente. E questo è proprio il motivo della sedimentazione torbiditica. Quando la corrente dei torbidi arriva sul fondo dell'oceano, prima scarica il materiale grossolano, la sabbia, e poi quando si esaurisce nel suo movimento fa decantare la parte fine. Ecco che una tipica successione torbiditica è fatta proprio dell'alternanza di queste due litologie, che si accumulano durante lo stesso evento. Quindi quando noi contiamo la parte dura e la parte, certo, morbida, contiamo un evento. Quindi noi parliamo di competenza degli strati, più o meno, ovviamente. Esatto. Qui si vedono benissimo in questo fronte. È chiaro che ai fini della costruzione della città è stata usata la parte arenacea, ovviamente, che veniva estratta in varie cave presenti qui sulla valle del Torrente Ema, come ovviamente anche nella zona di Boboli, come abbiamo visto prima. Perfetto, quindi si demarca ancora il link, la connessione fra le rocce autoctone e le pietre che poi vengono utilizzate all'interno della città nelle proprie costruzioni. Quindi vi siete spostati in campagna e adesso ci rispieghi con parole più semplici in cosa consiste, che cos'è questa area di cava composta da tutti questi strati, no? Che sono anche... A panino. Vero? Sì. Sembrano dei panini e dei tramezzini. In realtà sì, il professore ha giustamente spiegato in termini un pochino più scientifici la dinamica di come si formano appunto queste rocce. Sì, siamo andati in campagna, il geologo ovviamente fa questo salto, no? In questo caso eravamo all'interno della città, quindi per mostrare quelle rocce, poi siamo andati in un'area limitrofa alla città da cui non provengono quelle rocce, come dicevo prima, ma ne provengono altre, ovviamente la stessa pietraforte. Bene, questa pietraforte come funziona? In realtà in Toscana, un po' anche in tutta Italia, ritroviamo delle rocce sedimentari, delle rocce vulcaniche, metamorfiche, evaporitiche. Senti quanto te ne dico, sono tutte differenti, le scopriremo, Carlotta, di volta in volta. In questo caso siamo di fronte ad una roccia sedimentaria. Lo dice il nome, sedimenta, come diceva anche Marco. Cosa succede? Tu immagina anche un piccolo esperimento da fare a casa con i ragazzi, non lo dico anche a scuola qualche volta. Uno prende, come dire, un contenitore, mischia sabbia ed argilla in acqua, un po' in modo eterogeneo, e poi fa scorrere questo contenuto liquido all'interno di un catino. Quando il contenuto si è depositato all'interno del catino, che contiene anch'esso acqua, inizia a vedere che le particelle decantano, si dice in gergo, quindi sedimentano, si depositano, okay, sul fondo del catino in funzione della loro grandezza. Le particelle più grandi si depositeranno prima, mentre quelle più fine si depositeranno dopo. E questo dà origine in realtà, in un processo geologico, a quegli strati che noi vediamo ora. Quindi le particelle più grosse hanno creato magari lo strato di arenaria di questa pietraforte, le particelline più fine, uno starterello magari di un altro materiale. Prossima puntata saremo ancora a Firenze? Prossima puntata saremo ancora a Firenze, saremo in centro e anche a Fiesole, quindi anche lì nell'immediata periferia per scoprire la famosissima pietra serena, quella che dice a casa, che c'hai a casa? Io ho le scale di pietra serena. Insomma, è una pietra che in Toscana, quindi, è molto conosciuta. Tutto nella prossima puntata sulla pietra serena. Pietra serena, e quindi seguiteci all'interno dei nostri social, RTV38 Official, i miei personali, e vi porterò. Stefano, grazie per essere stato con noi anche oggi. Grazie a te. Un bacio all'Orne.
sempre. Salutiamo tutti oggi. Benissimo, grazie Stefano, alla prossima. Adesso come sempre il nostro Roberto ci parlerà di una celebrità. E di chi ci parlerà oggi? Scopriamolo insieme con Luca da Star. Benvenuti a Look da Star! Venerdì scorso vi avevo lasciato i tre indizi che svelavano l'identità della protagonista di questa puntata. Avete indovinato? Scopriamolo insieme! La notte è uno dei suoi successi più famosi e una delle canzoni più belle italiane. Si presentò al pubblico con un caschetto ed un paio di enormi occhiali da vista. Sanremo le ha spalancato le porte del successo. Arisa! Io sono una donna che crede all'amore, che vuole il suo mondo. Classe 1982, nasce a Genova ma cresce in provincia di Catanzaro con la sua affezionatissima famiglia, i cui componenti sono strettamente legati al suo nome d'arte. Arisa è infatti l'acronimo di Antonio, suo padre, Rosalba, che è il suo nome dal battesimo, la L e la S stanno per Isabella e Sabrina, le sorelle. La A finale è invece l'iniziale di Assunta, la madre. Sin da piccola è appassionata di musica e di canto. I suoi punti di riferimento erano Celine Dion e Mariah Carey. Passava giornate a studiare le loro performance e, imitando i loro virtuosismi, imparò a modulare il suo diaframma. Dopo aver partecipato a svariati concorsi locali e regionali, Rosalba decide di presentarsi al ben più famoso concorso dal nome Sanremo Lab. Sanremo Lab, istituito nel 97, è un concorso che permette ai propri vincitori l'accesso al Festival di Sanremo per la sezione giovani. Da qui sono usciti artisti come Anna Tatangelo, Mahmood e la nostra Risa, che nel 2008 risulta vincitrice insieme a Simona Molinari. Al Sanremo Giovani della 59esima edizione del festival, Arisa si mostra per la prima volta al grande pubblico. Sincerità, adesso è tutto così semplice, con te che sei l'unico complice di questa storia magica. Il suo brano di debutto, Sincerità, è un successone che conquisterà radio, televisioni e classifiche, rimanendo prima per ben 6 settimane. Oltre alla particolarissima voce di Arisa e al testo della canzone tutt'altro che scontato, quello che colpì fu il suo look da adolescente timida ed introversa. I suoi occhialoni sembrano sorreggere la frangia di questo perfetto caschetto che con le sue linee descrivono una ragazza semplice e quasi insicura. Questo look diventa immediatamente famosissimo ed etichettato come esclusivo patrimonio dell'immagine di Arisa. Lei ed il suo caschetto li vedremo cavalcare l'onda del successo a giro per lo stivale e nel 2010 sarà selezionata come Big per il Festival di Sanremo. Proprio qui osserveremo il suo primo cambio look. Resta la speranza di cambiare, come la paura di dover restare. Mio marito è sempre qui vicino. Abbandona il caschetto e riceve molte critiche per questo Wavy Carl con la coppia di treccine ai lati. Cerca di rimanere nella sfera dei look innocenti e inconsapevoli, cantando la sua Ma l'amore no, che proprio come Sincerità canta un testo più profondo rispetto alle allegre note della musica. Come il look, anche gli occhiali sono cambiati. Se prima erano quadrati, ora sono più ampi e tondi. Consapevole che anche questo accessorio fu un tassello fondamentale per il suo look, Arisa decise di disegnarli a suo gusto, facendo quindi produrre una personale linea per il debutto fra i big sanremesi. Questo look non è stato fra i più indimenticabili e i suoi capelli non furono né vincitori né vinti. Diciamo che furono sconfitti a metà. Né vincitori né vinti, si esce sconfitti a metà. La vita può allontanarci, l'amore continuerà.
all'edizione sanremese del 2012 presenta quello che senza dubbio è il suo pezzo più bello, La notte. Sulle note di questa canzone riesce ad investire chi l'ascolta con un'onda emozionale che in pochi riescono a produrre. La notte sancisce la sua maturità artistica, lascia alle spalle la risa di sincerità e ci fa conoscere una sua versione decisamente più profonda. Torna al caschetto, che è però meno strutturato, una versione pixie a pera. La frangia diventa simmetrica e decisamente più elegante. Mettevi agli occhiali e lascia il volto scoperto, ma non lasciamoci ingannare da questi cambio look. Quello che abbiamo visto sino adesso è una versione decisamente più soft rispetto a quello che Arisa ci ha mostrato. Andare a fare la figa, andarmi a vedere tutte le cose, io tante cose le so ma non mi ricordo manco i nomi perché non sono nozionistica. Sanremo 2018. Arisa appare come guest star per il duetto del concorrente Giovanni Caccamo. L'ingresso sul palco fu un boom eccezionale. La super chioma liscia del suo look molto deciso ribalta completamente l'immagine che fino a quel momento avevamo di lei. I capelli sono chiaramente posticci, le extension chilometriche che ha scelto lanciano il chiaro messaggio di voler abbandonare il nerd look con cui si era presentata all'inizio per aprire la porta al glamour kitsch. Cancellerò foto e video dal mio cellulare solo per non vederti né sentirti parlare. Ne avrò piena la testa e spazio sulla memoria. Ci propone in lungo, anche in versione più chiara, con questo altissimo chatouche biondo che lascia desiderare sia come scelta stilistica che come realizzazione. Prova a mettere una toppa nella versione total blonde che risulta decisamente più accettabile, ma che ci fa storcere ancora la bocca. Arisa non deve puntare su lunghezze eccessive come queste. Tu che nonostante tutto hai voglia di ricominciare ancora. Messe da parte le extension, diciamo benvenuta alla parrucca. Stavolta l'immancabile cambio look di Arisa ci presenta questo medio caschetto castano che avrà ben presto una particolarissima evoluzione. Qui decide infatti di sfilare moltissimo i perimetri ed inserire tre colori diversi e ben distinti. Arisa gioca moltissimo con questi eccessivi e repentini cambio look e diciamocelo, ci fa divertire moltissimo, ma nessun cambio look è riuscito a superare il suo bellissimo e romantico pixie cut scuro. Ogni look diverso da quello è stato per me una sofferenza. Ma adesso, come sempre, vi lascio i tre indizi che ci porteranno alla scoperta della prossima star. Il primo indizio è una barca a vela, il secondo un usignolo, tre e poi... E poi me ne restano mille. Indovinato? Scopriamolo insieme nella prossima puntata con Look da Star! Ta-da! Caravana, caravana. Cara Carlottina, cara Carlottina. Ecco, oggi è venerdì, è il primo venerdì dell'anno. Tra l'altro noi siamo vestite entrambe. Chi ha ricopiato chi? Tu ovviamente. La colpa è sempre mia. È chiaro, ovvio, è sempre tua. Sei curioso di sentire la nostra Benedetta? Io tanto, tanto, tanto. Te? Anche io. E ovviamente fa una canzone che dal titolo sembra la mia descrizione, A Natural Woman. Prego. To my peace of mind, 'cause you let me.
Come si vuol dire? Ma che gli vuoi dire? Niente. Che vuoi una dire? Delle migliori voci avute qua a Tadasbal. Sì, veramente brava, noi non ci sbilanciamo mai, Benedetta, veramente brava. Grazie infinitamente e ovviamente le faremo sapere. Okay. Allora adesso Carlotta, come sai, è venuto il tuo momento. Il mio momento. Come ci stupirai? Con quale canzone? Ovviamente, come questa notte magica, è una sera dei miracoli. Vai, prego Ivana. Miracoli, fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlo tra di loro della luna che sta per cadere e la gente corre nelle piazze per andare a vedere. Questa sera così dolce che si potrebbe bere da passare in 100.000 in uno stadio, una sera così strana e profonda che lo dice anche la radio, anzi la manda in onda, tanto nera da sporcare le lenzuola, è l'ora dei miracoli che mi confonde, mi sembra di sentire il rumore di una nave sulle onde. Si muove la città, con le piazze, i giardini e la gente nei bar. Galleggia e se ne va, anche senza corrente camminerà. Questa sera vola, vola, le sue vele sulle case sono mille lenzuola, ci sono anche i delinquenti, non bisogna aver paura ma stare un poco attenti, a due gli innamorati sciolgono le vele come i pirati. E in mezzo a questo mare cercherò di scoprire quale stella sei, perché mi perderei se dovessi capire che stanotte non ci sei. When I'm
Grazie, grazie infinite e come sempre è stato un venerdì pazzesco, questo devo dire come l'anno scorso e come ogni venerdì pazzesco ci aspettiamo alle 19 con Tadà in cucina e con noi la prossima settimana. Ciao a tutti!